quando io ho acquistato la Bianchi nel 97, la Bianchi era italiana, era una ditta italiana. Questo marchio era un marchio enorme, con una storia enorme. C'è un'anima, c'è un cuore, invece altri concorrenti hanno la bici. Com'è nata l'idea di coniugare biciclette e caffè? È iniziato per me andare a vedere i nostri concessionari che sono in giro al mondo e ho visto, no, che i concessionari sono molto, si può dire, un atteggiamento antico, no? Mettono le bici sul pavimento e così mischiano le nostre belle bici, che abbiamo avuto tanti premi, le bici più belle nel mondo, le più tecnologiche, e non si vedono le bici per le bici. Allora ho avuto l'idea, no, di cercare a sviluppare un concetto diverso. Mi ho messa la barba, sono andato in giro e ho visto che questi concessionari non dicevano niente della nostra tecnologia sulle bici. La Bianchi è nata nel 1850 e l'Italia è stata unita nel 1860. Allora la Bianchi 130 anni, con l'Italia si sposano molto bene. L'Italia è molto famosa del cibo, della sport, l'arte, musica, la più bella cosa del mondo, no? La Bianchi con l'Italia. A chi è rivolto questo locale? C'è un target di clientela particolare? Tutti sono benvenuti qui, quelli che non vogliono o non possono comprare una bici, allora vengono qui a vedere un locale come una mostra, no? Questa è l'idea principale. Come è concepito lo spazio? Siccome il traffico viene tramite il cibo, no? Con il ristorante, con il caffè, e allora tutti vengono dentro e facciamo vedere il nostro marchio Bianchi. Ogni volta che vengono dentro si ricordano la Bianchi. Poi, quando sono più interessati, forse a comprare o acquistare una bici, incominciano a domandare. Noi vogliamo anche imparare dal cliente che vuole. Avete in programma di aprire altri locali come questo? Oggi per oggi abbiamo 4 in Svezia, uno in Giappone, Tokyo, uno qui a 6, e ora stiamo guardando Londra, New York, Roma, forse qualche altro anche a Milano. Come fa a far vivere insieme un'anima italiana e una proprietà svedese? Io sono italiano, sono arrivato con i miei genitori quando avevo 7 anni dalla Puglia. Il cuore e l'anima è sempre italiana, ma quello che è la bellezza dei miei due culture sono: la Svezia è molto organizzata, iniziano un progetto e la finiscono anche. Invece l'italiano è molto creativo e spesso, non voglio dire sempre, ma non finiscono mai il progetto. Parlando invece di numeri, come chiuderete il 2014? Noi per il momento di grandi guadagni non li facciamo, perché li investiamo sempre ai nuovi progetti. Questo è un progetto che è stato molto molto costoso. Investiamo anche sul team, Giro d'Italia, Tour de France, tutte le gare. Abbiamo acquistato delle ditte. Nel mondo facciamo un fatturato di 100 milioni solo come Bianchi, ma poi abbiamo anche altri marchi, facciamo 220 milioni circa sulle bici. Come marchio Bianchi facciamo 100 milioni, abbiamo aumentato del 20% dell'altro anno, 20%. Qual sarà la parola d'ordine del 2015? No, non voglio dire il 30, ma se facciamo il 20 o il 15 va bene.